Grazie Presidente. In questo contesto totalmente mistificatorio della realtà, voglio chiedere semplicemente un principio. Chi era in Cassazione prima di darsi alla politica, dopo un periodo che tra l'altro alla Camera è stato praticamente annullato, poteva tornare in Cassazione? Perché, lo dico al collega Ermini, aveva i requisiti? Perché già c'era in Cassazione. Chi invece è venuto qui in Parlamento senza essere già in Cassazione non aveva i requisiti e nemmeno ce l'ha dopo che è stato in Parlamento, perché solo un partito che ha perso ogni genere di logica e ogni genere di meritocrazia può pensare che la Finocchiaro, che è in Parlamento da 27 anni, ha raggiunto i requisiti per stare in Cassazione senza aver fatto negli ultimi 27 anni un giorno di magistratura. Ma io vorrei capire se qualcuno qui si rende conto dello schiaffo che si Concluda. sta dando in faccia ai tanti magistrati che lavorano quotidianamente servendo lo Stato e che si vedono superati da magistrati che 27 anni fa hanno deciso di occupare queste poltrone. Per dovere di replica nei confronti di quello che ha detto prima il deputato del Partito Democratico, voglio chiarire una cosa, che qui non si parla di mantenere il posto di lavoro, a parte che è veramente ricattatorio continuare a parlare di posto di lavoro cercando di insistere su un punto che dovrebbe sens essere sensibile per i cittadini e ne parla chi quel partito, quel posto di lavoro in Italia lo ha massacrato negli ultimi 3 anni. Perché ci sarebbe da mantenere una certa coerenza, cioè la parola pa posto di lavoro dovrebbe essere preclusa ai deputati del Partito Democratico e di questa maggioranza. Allora, ma visto che non solo la utilizzano, ma ne abusano anche, vediamo qual è il concetto di abuso di posto di lavoro per il collega Beretta. Per il collega Beretta, il posto di lavoro è quello, per esempio, devo citare il caso eclatante dell'attuale ministra Finocchiaro, che 27 anni fa ha deciso di lasciare la magistratura. Per 27 anni ha svolto l'attività politica completamente schierata, perché chi fa attività politica per definizione è schierato. Per 27 anni non sa che cosa vuol dire l'attività nelle aule di tribunale. Se oggi decide di lasciare, ma non decide di lasciare, questo lo sappiamo tutti, ma se magari gli elettori decidessero di non rieleggerla, potrebbe tornare non al posto di lavoro che ha lasciato 27 anni fa. Allora quello è il posto di lavoro. Che vuol dire? Un magistrato va a fare attività politica, gli deve essere garantita dopo che, anche se non fa attività inquirente o giudicante, comunque si deve garantire che quella persona possa lavorare all'interno dei ministeri o dell'avvocatura, che tra l'altro sono alcune opzioni previste dalla legge. Ma non vuol dire che deve addirittura andare in Corte di Cassazione, perché dovete mettervi in testa che gli avanzamenti di carriera o la carriera nella vita non si fa col campo di calcetto, oppure venendosi a sedere qui in quest'aula e magari non intervenendo per anni o non facendo niente, ma continuando a progredire nella carriera. La carriera si fa con i meriti e non si può pensare che ci siano persone che vadano in Corte di Cassazione senza aver svolto negli ultimi 27 anni un minimo di attività giudiziaria. Allora, se per favore qualcuno vuole dirci, ancora lo ripetiamo, a favore di chi questa norma è stata scritta, o se non vuole arrivare a tanto, quantomeno spiegarci le motivazioni, però vi chiedo senza prenderci in giro, senza prendere in giro noi, senza prendere in giro i cittadini italiani e senza prendere in giro tutti i magistrati che, ribadisco, quotidianamente lavorano al servizio della giustizia italiana e che non possono giustamente tollerare di essere superati da gente che negli ultimi 27 anni non ha fatto niente se non fare carriera all'interno dei palazzi. La ringrazio. Berretta, prego.